Alla grande Revolution, sono Alvise e con voi oggi affrontiamo assieme 15 minuti di abs di livello intermedio. Tre blocchi di lavoro, un blocco di recuperativo. Cerchiamo di procurarci un tappetino, dell'acqua in una bottiglia riutilizzabile, un asciugamano e un po' di spazio attorno a noi. Con cosa iniziamo? Con i miei amati planks e gomiti. Plank, crunch, sit up, primo blocco, tre esercizi, un minuto di recuperativo e andiamo! Planks e gomiti! Peso che cade sopra il gomito stesso, punta dei piedi bene a terra, retroversione del bacino, gluteo contratto e, nella sua versione un po' più facile, ginocchio a terra. Ma noi sappiamo che per l'intermedio stiamo così. Qui respirazione fondamentale. Inalo dal naso, esalo dalla bocca, faccio cadere bene il peso dalle mie spalle perpendicolare sopra i gomiti. Più larghi sono i piedi e più sono stabile, più stretti, più creo instabilità e quindi lavoro di più. Tieni! 20 secondi. Se... Respira. 5, 4, 3, 2, 1, mi giro. Crunch normale. Piedi a terra, mani dietro la testa e testa e spalle che salgono, senza piegare la testa, ma facendo lavorare bene spalle per chiudere il retto dell'addome. Ogni volta che salgo, inspiro ed espiro quando sono nel momento di massima contrazione. E scendo. 30. Salgo. E scendo. Cerco di arrivare a contrarre il più possibile la mia pancia, il mio retto dell'addome. Le mani stanno sempre dietro la testa o possono anche stare sopra ai ginocchia, in modo da potermi aiutare e a farmi sentire meno il peso sulle spalle. 5, 4, 3, 2, 1. Nella stessa posizione andiamo a eseguire invece un reverse crunch. Le mani dietro la testa, le gambe rimangono a 90 gradi ma mi fanno alzare il bacino richiamando le ginocchia che vanno a toccare il petto. Anche qui ogni volta che sono in contrazione, quindi le ginocchia mi schiacciano sul petto, espiro. Inspiro quando le riapro e vado. 30 secondi. Cerca di tenere gli angoli a 90 gradi, le gambe, i piedi, tutti in ordine e controllati. Le mani dietro la testa, un po' come se fossimo in spiaggia, ma continua a lavorare l'addome. 10. 5. 4. Alza il bacino! 3. 2. 1. Un minuto di recuperativo. Sì! Ci mettiamo con le mani dietro le nostre spalle e andiamo a lavorare con le gambe leggermente aperte. Un hip hip 90. Le ginocchia vanno a toccare a terra e andiamo ad allungare quindi la parte dell'addome obliquo, ma anche a mobilizzare un po' le anche, le ginocchia stesse e un po' le spalle. Anche perché adesso andiamo a lavorare tutta la parte del convenzionalmente e erroneamente chiamato addome laterale, tutta la fascia obliqua. Quindi continuo intanto col mio hip hip 90, lascio andare ogni volta che arrivo in posizione estrema, quindi con entrambe le ginocchia a terra, cerco anche di allungare un po' la parte della spalla. 5, 4, 3, 2, 1 e si va. Partiamo con un plank laterale. Scegli un lato e niente scuse. Addome laterale in plank, isometria, quindi con gomito a terra, spalla sopra di esso, l'altra mano o lungo i fianchi o appoggiata sul fianco stesso. Due versioni, questa più difficile e la teniamo così. L'altra, ginocchio a terra per andare a scaricare un po' del peso. Ma stai! 30 secondi ancora. Respira.
Cerca di tenere bene in linea spalle, bacino e caviglie, in modo da creare una linea, come se uno spiedino attraversasse il suo corpo dalla punta della testa fino, non lo diciamo dove. 5. Tre, due, uno, vengo a terra e ora lavoriamo, sì, entrambi gli addominali, quindi entrambe le fasce dell'addome, il retto e gli obliqui, ma in maniera composta. Di nuovo bike, prendo le mie mani, le metto attorno alla testa e vado a storgere ogni volta il più possibile le spalle. Storgere in che senso? A torcere il bacino. Inspiro ogni volta che apro e espiro ogni volta che chiudo. Lo rendiamo dinamico. Apro, chiudo, assieme. 1, 2, 3, 4. Quando il movimento arriva al termine, quindi il mio piede è completamente teso, inizio l'altro, in modo da non scomporre troppo il nostro corpo, ma far lavorare bene le parti che vogliamo noi. Abbi tu il controllo di te stesso. Vai! 5, 4, 3, 2, 1. Apri i talloni, spalle leggermente sollevate e vado a raggiungerli toccandoli con le mani. Ovviamente qui il retto dell'addome rimane leggermente in isometria opposta rispetto a quella di prima e andiamo a lavorare, quindi a strizzare le parti laterali della nostra pancia. Gli addominali obliqui. Quelli sono tre. Fascia centrale, fascia obliqua destra, fascia obliqua sinistra. Lavora! Continuiamo a mantenere i muscoli ossigenati. Inaliamo con il naso, esaliamo con la bocca. E stiamo lì! 10. Non è un movimento parziale, ma cerco sempre di arrivare il più possibile al mio piede laterale. 3, 2, 1 e vengo su. In questo caso siamo in quadrupedia, scendiamo con il bacino, andiamo ad allungare l'addome e poi torniamo con il gluteo che va a sfiorare il tallone. Qui respiro, espiro l'aria e inspiro quando il mio bacino va a toccare il terreno. Lo eseguo in maniera dinamica una decina di volte, perché siamo pronti ad affrontare gli ultimi due blocchi di lavoro. Sì! Espiro quando il bacino tocca a terra, inspiro quando i miei glutei vanno a sfiorare i miei talloni. Dentro, fuori, ancora 5, 4, 3, 2, 1 e ripartiamo. Blocco con un pattern uguale a quello che abbiamo appena eseguito. Plank laterale, bike e tocchiamo i talloni. Partiamo quindi con la parte ovviamente opposta rispetto a quella che abbiamo scelto prima. E 3, 2, 1, andiamo! Plank laterale, stessa regola. Gomito che tocca a terra, spalla sopra di esso, spiedino che ci perfora per la nostra lunghezza, piede che poggia lateralmente o in variazione un po' più facilitata, ginocchio a terra, l'importante è mantenere gli assi. E sto così. Un minuto per parte. L'altra mano possiamo decidere di tenerla un po' come preferiamo, verticale verso il cielo, sul fianco o anche distesa lungo il corpo. E tengo. 5, 4, 3, 2, 1 e dall'altra parte, rispetto a voi, ma uguale rispetto al movimento, eseguiamo di nuovo una bike. Chiudo bene gomito e ginocchio opposto e lavoro! Un po' dinamico. Espiro quando il ginocchio va a toccare il gomito e quando si incontrano a metà del nostro corpo. Vieni. Inspira quando sei in apertura ed espira quando vai a contrarre. Cinque.
Cerco di tenere la gamba stesa in modo che il mio piede sia a martello e in modo che i movimenti che vado ad eseguire facciano lavorare solo i muscoli e non vadano ad affaticare le articolazioni, piuttosto che la schiena che rimane ben appoggiata a terra. 5, 4, 3, 2, 1, piedi a terra, talloni divaricati, spalle che si alzano leggermente e andiamo. Tocchiamo lateralmente i talloni, andiamo a utilizzare l'isometria del letto dell'addome e invece gli obliqui che richiamano il movimento delle nostre spalle verso i nostri talloni. Anche qui cerchiamo sempre di rimanere ossigenati. E respira! Tieni! 30! Si inizia a sentire il crampo, si inizia a sentire l'addome che urla aiuto, ma noi siamo qui per fargli capire chi comanda. Vai! Gira bene la testa. Muovi le spalle, soprattutto rimangono sollevate da terra e sono loro a guidare il movimento. Destra, sinistra e vai. 5, 4, 3, 2, 1. Molto bene. Torno su e posizione uguale a prima. Hip hip 90. Giro da una parte le ginocchia e poi dall'altra. Cerchiamo di renderlo molto efficace per allungare tutta la parte dell'addome obliquo. Espiro quando le mie ginocchia sono a terra, inspiro quando sono in posizione semirilassata. Respirazione, strumento fondamentale per combattere la stanchezza e per controllare i nostri movimenti. 10 secondi e abbiamo la fase finale. Ultimo blocco, tre esercizi, esattamente lo stesso pattern che abbiamo appena eseguito. Plank sulle mani, addome a libro e mountain climber ci aspettano per concludere alla grande. In 5, 4, 3, 2, 1, ci giriamo. Addome con prima isometria, plank sulle mani, mani a terra o pugni a terra e peso sui piedi. Stai! Anche qui, addome contratto, glutei e quadricipiti anche, bacino non inarcato ma retroverso. E sto. Ancora. 15. Possiamo scegliere se tenere le mani aperte o chiuse, a seconda del fatto che magari vogliamo rilassare un po' di più il polso e non ci fanno male le nocche delle mani. 5, 4, 3, 2, 1, ci giriamo e andiamo ad eseguire un addome a libro, apriamo del tutto e chiudiamo. Espiro ed inspiro quando sono su. Ancora 30 secondi. Tieni il movimento, controllalo sia in discesa che in salita. Scendo, rimango con i talloni sollevati e salgo di nuovo. Ancora, in isometria, salgo con i talloni e anche le braccia sollevate e scendo. Ancora, 5, 4, 3, 2, 1. Mi rigiro, posizione di plank sulle mani, abbiamo 30 secondi di mountain climber di fuoco, ci siamo. Vieni con me, sì! Ginocchia che vanno a sfiorare i gomiti, mani a terra, bacino retroverso e lo rendiamo dinamico. Vieni! 5, 4, 3, 2, 1! Mollo tutto e con un ultimo respiro salgo su. Io sono Elvis Rigo, siamo stati assieme in 15 minuti di Abs Workout di livello intermedio. Io ti aspetto sui miei social e soprattutto ti aspetto qui su Revolution Anytime Anywhere per un nuovo allenamento alla grande.